presentato a Pineto il gruppo scientifico nazionale interdisciplinare che si occuperà dello studio del vulcanello Cenerone. Obiettivo del gruppo è stato quello di sviluppare uno studio approfondito e sistematico dell'habitat dell'area e del microbiota associato, con particolare riferimento agli adattamenti alla salinità e agli idrocarburi. Un atto anche culturale, se vogliamo, per far conoscere il sito dal punto di vista ambientale, dal punto di vista geologico, della sua storia e soprattutto anche di farlo conoscere anche dal punto di vista turistico. Proprio qualche settimana fa, in occasione della giornata nazionale FAI Primavera, abbiamo avuto diverse migliaia di visitatori ed è un qualcosa che ci ha riempito di orgoglio, perché accanto, come dire, alla messa in sicurezza, all'approfondimento, al percorso scientifico che si sta facendo insieme al professor Stopp e a tutto lo staff dell'università, abbiamo colto anche il significato di quanto la natura e l'attenzione verso l'ambiente possa essere, come dire, significativo anche per la promozione turistica di un territorio. Affascinante vedere questi ritmi della natura, no? Questi treni di bolle che arrivano in superficie e scoppiano, tra l'altro sono piene di gas metano, che è un gas infiammabile, quindi a volte si può notare in questi tipi di manifestazioni quelle che si chiamano fiaccole, cioè incendi naturali che possono durare secoli, come secoli è l'età del vulcanello, ha secoli perché è documentato fin dal 1700, è uno dei più grandi in Italia, gli altri che si trovano in altre zone d'Italia sono anch'essi turistizzati. Quello che è importante è che, avendo dimostrato ora di poter spendere pochi soldi e ottenere un grande risultato, si possa andare avanti con un progetto, per esempio un progetto LIFE, per ottenere finanziamenti dall'Europa. L'Europa ci chiede di dimostrare che siamo in grado di spendere bene i soldi, di farli rendere, e quindi credo che l'abbiamo già dimostrato e quindi spero bene per il futuro.